Prego. Una partita definita da tutti da Serie B. Dipende perché? Per il livello delle due squadre? Per il livello e per la posizione che hanno in classifica le due squadre. La posizione è un po' prestino, siamo un terzo di campionato, succede di tutto, però per il livello delle due squadre sì, perché no? Speriamo almeno, speriamo. Sì, siamo a un terzo. Speriamo che la qualità sia la Serie B. La posizione è quella, tentare il sorpasso e l'aggancio non sarebbe male. Ma io non sto neanche qua a pensarci al sorpasso e l'aggancio, io voglio vincere come tutte le partite, ah. A me di cosa serve la scuola, non me ne può fregare di meno. Io voglio i tre punti che servono per scalare una montagna o per andare al ristorante o per vincere il campionato, non lo so. Io sono abituato a lavorare per vincere. Dopo non ci riesco, torno a casa con le pive nel sacco. Dopo che serva per una cosa o un'altra te lo dico a fine anno. A fine anno sapremo se serviva per vincere o per arrivare ai secondi o terzi o quarti, non lo so. Senti, il fatto di aver battuto la Triestina, anche se i rigori in Coppa Italia, ha un significato o ritieni che siano due discorsi completamente distinti? Abbastanza diversi, però insomma sempre un significato, sempre una vittoria era, cioè di là di tutto, è stata una partita comunque importante anche quella, però sicuramente le squadre che vanno in campo domani sono un po' diverse, quindi è giusto considerarla anche una cornice diversa, ecco, mettiamola così, il quadro può essere simile ma la cornice è un po' diversa. Senti, è una partita dove il Vicenza arriva a giocare in esterna dopo due sconfitte di fila, anche lì è arrivato il momento di cambiare passo. Ma io più che valutare il discorso esterno, che poi quello che si diceva l'altra volta a Trieste era poco, ha poco significato, per me i punti esterni e interni ho poca differenza, io mi sta sulle scatole fare una sconfitta, una vittoria, questo mi sta sulle scatole, dove sia fuori o dentro, no, ma secondo me dobbiamo sicuramente trovare un cammino un po' più omogeneo, ecco, che dopo sia dentro o fuori è relativo. Io penso che se vogliamo restare a combattere fino alla fine spalla a spalla con tutti bisogna sicuramente fare un pochino meglio. Avevi detto tu stesso che al di là dei punti l'atteggiamento con cui la squadra infatti in campo... Oggi ai giocatori ho parlato di prestazione, non di risultato. Prestazione, è la prestazione che conta, il risultato viene di conseguenza. Senza prestazione non c'è risultato, o meglio, senza continuità di prestazioni non ci sono risultati. Io non credo alle squadre che raccattano quello che capita per terra tutte le domeniche, sì, no, ma... quelle non arrivano in fondo. Io credo a quelli che hanno un trend di prestazione buono. Quelle sono squadre affidabili, sono squadre che arrivano fino in fondo. Noi ci siamo per certi versi, però dobbiamo ancora migliorare. Quindi appunto domani ti aspetti che, certo, la squadra abbia sotto un aspetto... Mi aspetto una prestazione importante, dopo il risultato. Sì, no. Sì, no, se questo... loro la fanno più importante della nostra, lo se la becchiamo in quel posto torniamo a casa. Lo sport è esatto. Però intanto noi dobbiamo badare alle nostre prestazioni. Mister, la partita di Trieste segnerà lo step, dicevamo, più o meno il terzo in campionato, no? Quindi questa sì, valutazione sì, secondo me è uno step, sì. La possiamo già fare, no? Quant'è questa squadra in percentuale rispetto alle sue potenzialità massime e se c'è qualcosa da migliorare, dove bisogna lavorare? Secondo me siamo ancora... forse se dico distanti sono esagerato, però abbiamo ancora dei grossi margini di miglioramento. La mia sensazione è che la squadra possa mettere anche qualcosa in più. E lo dico soprattutto per quel che riguarda i tre davanti. Secondo me i tre davanti hanno ancora margini di miglioramento come intesa e come reparto. Ed è giusto anche che sia così perché è il reparto più nuovo. Loro secondo me hanno ancora grossi margini. In generale abbiamo grossi margini ancora, non grossissimi, ma buoni margini anche sulla gestione della manovra, sulla convinzione di alcune cose che durante la settimana proviamo e che facciamo, però ancora non facciamo con la continuità necessaria, come la partita di domenica, insomma. Quindi abbiamo ancora grossi margini, secondo me, in generale. Qual è invece la forza, secondo me, di questa squadra? Io penso che questa squadra qua, è anche la cosa bella che l'ha trasmessa a tutti quelli che sono arrivati, è la qualità di quello che fanno durante la settimana. Perché se tu vieni a vedere una partitina durante la settimana, si ammazzano. E quindi quando uno si ammazza durante la settimana, la domenica ammazza.
se no non c'è. E quindi secondo me è quella la forza per adesso di questa squadra, il fatto di non abbattersi mai, di credere sempre in quello che fa, in quello che viene proposto, di condividere sempre le ambizioni di tutti, ma proprio perché secondo me stiamo crescendo anche in autostima. Quindi queste sono le forze. Dopo abbiamo ancora un pochino di altalenanza su alcune situazioni tecnico-tattiche che però ci sta. Io penso che sia molto più importante l'altro aspetto che l'affare tattico. L'affare tattico prima o poi un'intesa e i giocatori bravi la trovano. Perché si tratta di sfumature, ma sono sfumature importanti. Senti, per quanto riguarda la partita che ci aspetta, ci siamo persi De Falco, che insomma è una... Ci siamo persi una pedina importante perché persi. Il regista non mi pare poi Salvi se è adattabile a questo ruolo. Sì, lo fa in maniera diversa. Ci abbiamo perso De Falco per quella botta che aveva preso a Monza. Sì, caro. Che era la cosa per la quale io ho ingiustamente gestito a fermo. Una. E abbiamo perso anche Andreoni, che dà un piccolo fastidio perché è il giocatore che ha giocato di più nell'ultimo mese e mezzo. Ma che cos'ha Andreoni? No, ha un muscolo? Muscolare. Andrà valutato lunedì perché è fresco, però abbiamo perso quello che giustamente ha giocato di più nelle ultime 9 partite. Quindi non è neanche convocato Andreoni? No, automatico. Lo faccio notare perché dopo così la prossima volta non discutiamo più di queste cose qua. Solito... E credimi, tutti gli altri hanno gli stessi fastidi. Granocce perché si è fatto male? Perché ha 35 anni, quando comincia a giocare... Questa è la realtà. Perché il calcio si è sviluppato in intensità. Quando si dice che il calcio non è più quello da una volta, quello che è cambiata è l'intensità che viene chiesta durante la settimana e la domenica. L'intensità richiede una condizione fisica quasi ideale che ovviamente non può essere costante e chiaramente espone a dei rischi superiori rispetto a un calcio di qualche tempo fa. Questa è l'unica differenza. Quindi se io chiedo massima intensità e la voglio, non posso pretendere che tutti siano sempre al 100%. In riferimento all'intensità, Mantovani come sta? Mantovani questa settimana un po' meglio, ho visto un po' più. Ecco, io volevo chiedi... Ecco, per esempio, Mantovani chiaramente in questo momento è uno di quelli che soffre di più, ma perché si è allenato da solo per 2 mesi, e quindi manca probabilmente quella capacità di endurance che poi è alla base di tutto quel discorso che abbiamo fatto, perché un giocatore è in grado di sviluppare intensità in maniera quasi costante solo se è capace di durare nel tempo e di recuperare, perché sennò non lo fa, si fa male. Anche un Superman come Andreoni ogni tanto ha dei fastidi. Purtroppo so di averlo sacrificato, 2-3 volte l'ho messo in campo, lo tiro fuori, tiro fuori, alla fine è rimasto in campo, perché tanto Andreoni, Andreoni. Senti, volevo chiedere, come l'altra volta ce l'hai fatto notare tu, che Bizzotto aveva giocato con sì, la seconda puntura, no, ma ha recuperato eccetera. Abbastanza bene sta settimana. Quindi pensavo peggio. C'era da stare in pensiero no, anche no, per pensavo, lui. Ma lì è un'incognita, perché è una cosa ormai cronica, ovvio, quindi come ovvio, tutte le cose ovvio. Croniche, ci sono delle volte che finisce la domenica bene e il martedì zoppica. Ci sono delle volte che zoppica a fine partita e il martedì sta bene. Sì, basta, quindi. Martedì la prima cosa che gli ho chiesto è come sei messo, ma ha detto no, ho recuperato bene, quindi sto bene. Lui dall'inizio della settimana vedi già come... Come la situazione, purtroppo quella è una cosa la gestiamo. Senti, quando arriva insomma. Io tornerei a De Falco perché appunto De Falco è regista, eccetera. Salvi lo può fare, ma non è esattamente no, quindi è un giocatore completamente richiede diverso. Una sistemazione diversa, oppure ci potresti adattare Nicolò Bianchi? Ma no, sì, a parte che posso adattarci anche Nicolò Bianchi, però sono caratteristiche diverse, però secondo me magari in una partita come domenica, come domani può essere anche utile uno come Stefano, che comunque è un giocatore generoso, aggressivo, non sicuramente non ti darà le geometrie e la qualità di De Falco, però magari da un altro punto di vista agonistico ti può dare qualcosa di più. Chiaro che dopo devi aggiustare il centrocampo in modo che ti abbia un po' tutto, questo sì, ovviamente. Lì bisognerà aggiustare un attimo il centrocampo, ma aggiustarlo nel senso di caratteristiche dei giocatori, non del resto. E poi l'alchimia tra i giocatori che crea un reparto fatto bene. Senti, una partita molto sentita anche fuori, è un derby, i tifosi mi pare che vi seguiranno in massa, lo avevano promesso, adesso si comincia ad essere anche su cifre importanti, insomma alla fine tra quelli che vengono in pullman in macchina potrebbero essere anche circa 1000. Ma io penso... Li portate dietro come la mattina alla casetta. Io penso, è una cosa che dico spesso anche ai giocatori, che noi si fa questo mestiere per giocare le partite come domani sera. Si fa questo mestiere per questo. Questo mestiere si fa con passione, come pochi altri purtroppo.
Ci sono dei mestieri dove puoi arrangiarti tutti i giorni e timbrare il cartellino, e altri che se non c'hai passione è meglio che non li fai. Questo è uno di quelli, e si gioca per queste partite. O meglio, si gioca per arrivare a giocare queste partite. Nel mezzo bisogna giocare anche altre partite e bisogna vincerle uguale. Però lo stimolo che ti dà queste partite ti, come dire, ti ringrazia, poi ti ritempra e ti dice: cazzo, io faccio questo mestiere per questo, per andare a giocare queste partite. Io sono convinto di questo, quindi domani non è neanche necessario creare chissà quali aspettative dei giocatori, ce l'hanno già loro. Sei secondo in classifica, vai in casa della prima, davanti a un pubblico in uno stadio importante, davanti a un pubblico così, ma con questo, mille tifosi tuoi che ti seguono, quando si parla di calcio, calcio è questo. Comunque a Trieste stanno caricando molto la partita, è intervenuto anche il loro patron Biasin dicendo che è una partita da non perdere. Secondo lei questo può essere un vantaggio per noi magari a livello di pressione? Cioè, qualche volta le cose vengono caricate perché temi, non lo so, e sinceramente. Quindi secondo lei a Trieste ci temono? Non lo so, brava, credimi, io gli avversari li rispetto, li considero, però di quello che pensano, li fanno, non mi interessa. Loro fanno giustamente il loro percorso, sono primi in classifica, secondo me anche meritatamente, hanno una buona squadra, stanno facendo un percorso importante, hanno un allenatore secondo me molto bravo, e tra l'altra cosa è una persona che conosco bene, ci conosciamo da bambini, una persona di persone come Pavanel ce ne vorrebbero in questo calcio, invece purtroppo vengono eliminate regolarmente. E, però sinceramente io rispetto tutto quello che loro pensano, ma io penso alla mia squadra. Io oggi non ho fatto citazioni della Triestina, non mi interessa, è una cosa che non ritengo giusta. Io penso che per creare compattezza e autostima nei miei giocatori non posso pensare troppo agli avversari. Se io sposto l'attenzione troppo sugli avversari, do poca attenzione ai miei, e questo non lo voglio. Mister, due cose ancora. La prima, immagino che in settimana lei abbia lavorato molto sulla necessità di partire a mille fin dal primo minuto e di non regalare la parte iniziale, sì, la partita agli avversari. Sì. Se facessimo un errore di questo genere partiremmo già col piede sbagliato. Sono d'accordo con te, ma è fondamentale anche perché io penso che sia importante dare un'impronta diversa a queste partite, perché in Italia quando si gioca a queste partite la prima mezz'ora è la classica mezz'ora di studio, termine coniato della serie, non si capisce che cazzo stanno facendo tutti quanti. Cioè, secondo me la partita va giocata dal primo all'ultimo minuto, magari inizi bene e finisci male, magari, però va giocata. Come quando guardiamo le partite all'estero diciamo: caspita, guarda che bella partita, cazzo ti appassioni, stai là come un film che comincia, invece qua in Italia comincia la partita. Ma prima o poi qualcuno la accenderà, sì, me nonno. Invece io penso che sia fondamentale domani partire belli carichi, belli intensi, ed è quella una cosa della quale abbiamo parlato oggi. Ultima cosa, pare molto probabile, poi bisogna sempre vedere che non sia pretattica, che Mensah non giocherà. Non fa giocare al 100%. Poi Mensah è uno di quelli che se lamenta sempre e dopo va in campo al primo minuto, pianterà uno scatto da 100 metri senza farsi male. Sta tranquillo, gioca di sicuro. Poi, mancando anche Granoce, avendo qualche fastidio, dubito che non faranno di tutto per metterlo in campo, giustamente, anche adesso compatibilmente, ma non penso che sia un infortunio. Perché le notizie che arrivano di là, forse pretattiche, dicono sì. Niente, messaggio che era Procacci, no? E che differenza fanno? Anche questo è un problema relativo. Io rispetto Mensah, secondo me il ragazzino di Procacci ha giocato molto bene. Ragazzo, una sorpresa, non lo conoscevo, un giocatore che uno di quelli che mi è piaciuto di più in questo piccolo scorcio di campionato. Quindi, non so, faccio un esempio, c'hanno anche Bracaletti che non gioca da tempo, che ci avrà il dente avvelenato, che in questa categoria è un giocatore importante. O Bariti, quindi non è che se... Non so dirti esattamente se il fatto che giochi o non giochi Mensah sia una fortuna. Sono molto fatalista da questo punto di vista. Ripeto che mi interessa molto di quello che fanno i miei dopo. Tre cose le abbiamo preparate e vediamo un po' come va. Però quello che è importante è sicuramente l'intensità con la quale affronteremo questa gara. Questa è la cosa fondamentale. Granoce non ci sarà domani in estate, però poteva essere l'attaccante di Vicenza. Alla fine poi la scelta è ricaduta su Armoa. Mai pensato a Granoce. Ah, su questo non ci credo. Insomma c'è stata... Se vuoi te lo posso giurare sul mio gatto. Che addirittura. Hai ragione. Mai pensato a Granoce. Un'alternativa sembrava che fosse in atto.
No, non so chi avete dato fuori questa voce adesso. Cioè, allora, poi in mercato tante volte sono gli stessi procuratori che chiamano la società e propongono un giocatore e dopo vanno a dire che la società ha. È una cosa ormai abbastanza usuale, che assolutamente non è scorretta, è usuale, si fa così. Quindi delle volte tu sembra che hai contattato 5.000 giocatori, ma non è quindi così. Quindi non Navarro, ce lo smentisco. Non abbiamo mai parlato di Granoccio, di tanti altri sì, ma di Granoccio no. Senza nulla togliere all'attaccante, perché poi, se ti ricordi, Granoccio in quel momento lì all'inizio sembrava che non si muovesse, o che addirittura avesse delle cose all'estero, quindi da quel punto di vista, dopo hanno cominciato loro con la trattativa, giustamente l'hanno conclusa perché è un ottimo giocatore, però per quel che riguarda noi non avevamo mai pensato a Granoccio. A posto? Dai, sì, grazie.